È Marcello Della Pozza, ex sindaco di Crevola d'Ossola, il candidato per la lista civica Nuovamente Crevola, che appunto concorre per la carica di sindaco. Marcello Della Pozza, età? 74. Professione? È pensionato? Pensionato, quindi pensionato, sì, sì. Ha fatto l'amministratore a Crevola d'Ossola? Per 10 anni, 2 mandati consecutivi. Senta, se dovesse essere eletto sindaco, normalmente nei primi 100 giorni si fanno le cose più importanti. Qual è la cosa che farebbe subito, immediatamente? Ma bisogna fare una premessa per poter dire nei 100 giorni, perché altrimenti prendiamo in giro la gente. Nei primi 100 giorni, siccome noi pensiamo di recuperare la parte finanziaria, la parte contabile per riuscire a fare le opere, perché al giorno d'oggi quello che non funziona, bisognerebbe che i programmi di tutti gli elettori fossero convalidati da un soggetto terzo, perché non si possono mettere nei programmi tutte le idee che uno vuol fare, bisogna avere la disponibilità finanziaria, i soldi per realizzarli. Siccome questi non ci sono, noi nei primi 100 giorni verificheremo la possibilità di ottenere le concessioni per quanto riguarda la parte idroelettrica, i piccoli impianti rinnovabili sugli acquedotti. Ne abbiamo già fatte 2 di centraline, ma per fare che cosa? Per fare entrare delle risorse. Senza risorse oggi non si riesce a fare niente. Allora il primo problema che c'è è quello. Nei 100 giorni noi andremo, siccome sono pratiche che durano però un anno, non è che le esaurisca in 3 mesi nei primi 100 giorni, nei primi 100 giorni faremo quello, compreso il discorso del palazzetto, che poi dopo nel dettaglio cercheremo di fare meglio. Ecco, e a proposito di palazzetto, che cosa farà la giunta Della Pozza se dovesse governare? Siccome noi eravamo stati quelli che abbiamo portato a casa gli incentivi per quanto riguardava il finanziamento del palazzetto 5 anni fa, quindi ne eravamo convinti e ne siamo convinti tuttora, perché a carico della gente di Crevola non sarebbe prelevato neanche un euro. Se noi avessimo portato avanti questi 5 anni quello che abbiamo lasciato, il progetto, il finanziamento del Ministero, il finanziamento dell'Unione e della Comunità Montana di prima, avremmo realizzato sicuramente l'opera, compresa la palestra che quella precedente si sgretolava e avevamo tutte per preservare la sicurezza degli studenti, di chi andava a scuola, l'avremmo comunque già realizzato. Adesso perseguiamo lo stesso fine, noi cerchiamo sempre di portare avanti quel discorso lì, insomma. Quindi delle scuole, un'eventuale sede delle scuole, di nuovo un cambiamento? Ma la sede delle scuole noi avevamo già fatto nella seconda amministrazione di Crevola, dove c'ero io, la mensa nel piano, nel seminterrato sotto, le aule, 4 aule nella parte sopra. Quindi l'attenzione alle scuole, per concentrarle tutte dove sono adesso le medie, c'era già da prima, non è che lo dobbiamo manifestare, l'abbiamo già fatto, quell'indirizzo lì c'era già e c'è nel nostro programma e rimane ancora. Ecco, per quanto riguarda invece Villa Renzi, quali sono le vostre idee? A Villa Renzi, lo stesso, quel docup che abbiamo portato avanti, che erano 6 milioni di euro, senza anche lì prelevare un euro a chi abita a Crevola, l'abbiamo realizzato grazie a quei finanziamenti lì, la parte nuova, la parte dove avevamo messo la storia della cucina per finanziare i pasti alle scuole e tutto, l'avevamo già fatto, quindi per noi è una continuazione del programma che avevamo già in atto nel passato. E pensate anche di ristrutturare la mensa, quindi di recuperare la mensa? Beh, non è da ristrutturare, è soltanto da recuperarla, è soltanto di dargli una collocazione, una destinazione d'uso come era previsto nel passato. Ecco, un'ultima domanda, candidato sindaco Marcello Della Pozza. Nel caso in cui doveste vincere, uscireste dall'Unione dei Comuni dell'Ossola per tornare con l'Andifor? Ma io dico di sì, perché sono stato nei 10 anni che sono rimasto, ho fatto il presidente della Comunità Montana, ho fatto poi, abbiamo fondato noi l'Unione dei Comuni, perché l'atto notarile fatto a Don Lavarso l'abbiamo fatto noi, quindi quei fini lì, siccome ci sono dei mezzi finanziari, non dico notevoli, ma per quanto riguarda un'unione, e c'è già anche l'organizzazione di tutti i servizi, è logico che noi, insomma, al momento siamo orientati verso il ritorno a quello che erano le idee di una volta, insomma.